Ben ritrovati su TV6 con Dottor Starbene, la trasmissione della WISP Abruzzo Molise che vuole parlare di benessere e dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Oggi abbiamo come ospite in collegamento un notorino laringoiatra foniatra, il dottor Gianluca Falcone. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera Incoronata, buonasera a tutti gli ascoltatori, telespettatori, grazie. Grazie per essere qui con noi. Allora, oggi in questa puntata noi vogliamo parlare di gola, naso e orecchie, questi tre organi che sono particolarmente sentiti e sensibili in questo momento dell'anno, ma non solo in questo momento dell'anno, anche in questo particolare periodo storico, perché sono tre organi che quando parliamo di Covid sono comunque in un qualche modo interessati. E allora chiediamo subito al nostro dottor Gianluca Falcone, questi tre organi così importanti rappresentano anche dei sintomi o dei sintomi primari per poi appurare il Covid. Vero Gianluca? Sono tre organi legati tra di loro, quindi la gola, il naso e le orecchie, e fanno parte un po' di tutto l'apparato anatomico delle vie aeree superiori. Sappiamo che le vie aeree superiori sono quelle più implicate, maggiormente implicate, nelle infezioni virali, in particolar modo quelle influenzali, e quindi anche nel Covid. Ecco. È stata data grandissima importanza alla vaccinazione anti-influenzale durante il corso di quest'anno, proprio perché si rischiava di confondere una influenza normale, stagionale, a cui noi siamo ormai abituati da sempre, con i sintomi del Covid, che in molti casi, anzi nella maggioranza dei casi, ha le stesse caratteristiche. Infatti è presente molto spesso febbre, è presente mal di gola, faringodinia, è presente rinorrea, è presente tosse, spesso una tosse stizzosa inizialmente, che è una caratteristica delle infiammazioni delle prime vie aeree. Ecco perché la figura anche dell'otorinolaringoiatra è importante nell'ambito anche di una diagnosi differenziale rispetto al Covid. Per quanto riguarda le orecchie, è logico che soprattutto l'orecchio medio, che è collegato col naso, può essere coinvolto in una patologia, un'infiammazione delle prime vie aeree respiratorie. Certo, allora è chiaro, la domanda mirava proprio a sapere questa cosa. In genere questi che sono i primi sintomi che in un qualche modo ci hanno insegnato a tenere a bada, ad osservare per scoprire il Covid, poi in realtà sono i sintomi che noi nelle influenze stagionali, insomma, accusiamo ripetutamente. Senti, guardando un pochino la letteratura della tua disciplina, ho trovato due termini che, non ti nascondo, sono complicati anche da pronunciare, ed è anosmia e aguesia. Che cosa stanno a significare? Allora, anosmia è la perdita dell'olfatto, cioè della capacità di sentire gli odori. Ageusia, invece, è la perdita della capacità di gustare, quindi la perdita del gusto. Quindi l'incapacità di sentire il dolce, il salato, l'amaro, quindi
queste caratteristiche tipiche, insomma, degli alimenti. Spesso la anosmia e la ageusia sono correlate. E paradossalmente più importante la anosmia, cioè la perdita dell'olfatto, e la ageusia solitamente è una conseguenza della perdita dell'olfatto, perché noi quando gustiamo un alimento, la prima cosa che interviene è l'odore dell'alimento, l'olfatto, quindi noi lo gustiamo prima con l'olfatto e poi successivamente con il gusto a livello del cavo orale. E come dicevi tu, questi due sintomi sono risultati molto importanti poi nella diagnosi, perché tantissimi pazienti, una grande percentuale di pazienti affetti da Covid, poi risultati positivi al Covid, avevano come primo sintomo proprio questo, cioè una perdita della capacità di sentire gli odori e di percepire il gusto degli alimenti. Questo molto probabilmente perché il virus ha la capacità, una volta introdotto a livello del naso, quindi della fossa nasale o anche a livello orale, di colpire i filamenti del nervo olfattorio e quindi di determinare temporaneamente un deficit proprio del nervo olfattivo. Beh, io l'avevo anticipato che erano due termini complicati, infatti ageusia non l'ho neanche pronunciata bene, veramente complicati. Poi in realtà stanno a denotare esattamente quello che, insomma, un po' ci preoccupa appena perdiamo l'olfatto, il gusto, che oggi ricolleghiamo, prima ricollegavamo soltanto a un fortissimo raffreddore, oggi invece purtroppo, ahimè, lo ricolleghiamo a un sintomo da Covid. Ora però parliamo di qualcos'altro di cui, insomma, voglio dire, siamo abituati a parlare da sempre, le adenoidi e le tonsille, che sono due cose che molto spesso, insomma, ci creano dei problemi, delle difficoltà e che vengono operati. Però poi c'è anche chi dice che, per esempio, a proposito delle tonsille, è meglio non operarli o comunque, superata una certa età, è addirittura sconsigliatissimo operarle. Ma è proprio così? L'indicazione all'intervento attualmente ha delle linee guida molto molto precise, che prima non esistevano. È logico che negli anni 60, negli anni 50, 60, quando ancora non c'era un uso così massiccio e anche diffuso degli antibiotici, la paura di una difterite diciamo facesse decidere in maniera più veloce, anche in percentuale maggiore, per un'asportazione delle tonsille nei bambini, anche quando non si verificavano delle tonsilliti acute. Ecco. Successivamente, invece, con l'utilizzo degli antibiotici, la tonsillite acuta è risultata molto più curabile e quindi l'intervento magari veniva riservato soltanto a bambini che in una età particolare, che poteva essere compresa tra i 3 anni e gli 8 anni, sviluppavano almeno 8-9 episodi di tonsillite acuta all'anno. Questo perché si è visto che le tonsille palatine, quindi nel cavo orale, e le adenoidi,
che hanno più o meno lo stesso tessuto delle tonsille, sono comunque un tessuto linfatico che è situato però dietro al naso, nel rinofaringe, hanno una funzione immunitaria, addirittura protettiva, perché in un bambino che va dai 3 anni ai 6 anni producono anticorpi, quindi hanno un'importanza dal punto di vista immunitario. Quindi ultimamente l'intervento viene indicato esclusivamente se il bambino è costretto a prendere almeno una volta al mese l'antibiotico terapia per una tonsillite, almeno per 8-9 volte all'anno, se le tonsille e le adenoidi sono talmente grandi, cioè se il tessuto linfatico è talmente ipertrofico da determinare un deficit respiratorio importante con delle apnee notturne, e altra condizione per l'intervento è che in seguito a delle tonsilliti o a una tonsillite cronica si possano sviluppare delle cosiddette malattie metafocali, cioè il batterio, solitamente lo streptococco betemolitico, che è indovato all'interno delle tonsille, può determinare a distanza un interessamento infettivo di un altro organo, che potrebbe essere il cuore, potrebbero essere le articolazioni o i reni, e quindi determinare delle complicanze importanti. Quindi quando abbiamo un bambino che in seguito a una tonsillite ha sviluppato delle artropatie importanti, cioè dolori forti a livello articolare o addirittura delle piccole complicanze cardiache, in quel caso allora ci può essere l'indicazione a togliere le tonsille. Bene, senti, sempre a proposito poi di naso, che cosa sono i turbinati? A cosa servono e che tipo di fastidio possono procurare? Allora, i turbinati sono delle strutture vascolari, dei corpi cavernosi che abbiamo all'interno del naso. Per essere un po' semplice e figurarsi un po' queste formazioni, sono come dei salsicciotti che noi abbiamo nel naso. Abbiamo 3-4 turbinati per naso, per narice, scusami, inferiore, medio, superiore e a volte anche il supremo. I turbinati sono delle formazioni fisiologiche, sono piene di sangue e quindi riscaldano l'aria che noi inaliamo dal naso, la filtrano e la umidificano, in maniera che poi dal naso l'aria respirata arriva in faringe e a livello tracheale già preparata, condizionata, riscaldata. Quindi sono strutture importanti, fisiologiche, che devono esserci e vanno conservate. Ci sono alcune condizioni però di rinite, cioè di infiammazione cronica della mucosa, che possono essere o di natura allergica o di altra natura infettiva, oppure meccanico-periferica da deviazione del setto nasale, in cui i turbinati, la struttura del turbinato può reagire a queste problematiche così infiammatorie croniche, ingrandendosi, quindi determinando un'ipertrofia dei turbinati. A quel punto potrebbe essere propedeutico, per far respirare meglio il paziente, ridurre di volume i turbinati. Oltre, ove ce ne fosse la necessità, raddrizzare il setto nasale. Questo è un intervento propedeutico
che non prescinde poi da una eventuale terapia farmacologica o termale, ma che è importante per ripristinare una buona funzionalità della mucosa nasale e quindi della respirazione nasale, che è principale. Noi dobbiamo respirare quasi esclusivamente con il naso, perché respirare con la bocca non è fisiologico e predispone a bronchiti, faringiti, tracheiti croniche poi a lungo andare. Quindi i turbinati non vanno mai eliminati, non vengono mai rimossi? No. I turbinati 20-30 anni fa si pensava che si potessero togliere, quindi tagliare quasi completamente, ma purtroppo si è poi visto che questo intervento predisponeva a delle riniti atrofiche e crostose. Quindi attualmente l'indirizzo è di soltanto ridurre il turbinato. Si può fare in anestesia locale con un'attrezzatura innovativa che si chiama radiofrequenza, quindi è un trattamento calorico, quindi diatermico, in cui si sviluppa del calore che, bruciando i vasi all'interno del turbinato, li fanno ridurre di volume e basta. Poi bisogna fare la terapia. Bene. Un altro fenomeno anche molto diffuso è quello delle apnee notturne. Chi ne soffre, quali sono le cause e come eventualmente guarire? Questo è un argomento nuovo che negli ultimi 10 anni è stato approfondito. Prima era evidente soltanto in soggetti molto obesi, i soggetti PQIC, cosiddetti PQIC. Ultimamente invece, andando ad esaminare più pazienti, e soprattutto pazienti magari che riferivano soltanto un russamento notturno, oppure delle crisi di sonno pomeridiane, o anche un sonno disturbato, quindi un sonno in cui non c'è riposo, andando quindi ad analizzare questi pazienti con un esame che solitamente fa lo pneumologo, la polisonnografia, che è un monitoraggio notturno della saturazione dell'ossigeno, si è riscontrato in molti pazienti che effettivamente durante la notte sviluppavano delle apnee notturne, cioè dei momenti in cui il paziente non respirava più, si fermava, potevano durare qualche secondo o anche, diciamo, anche quei 20 secondi, 30 secondi, insomma, che sembra poco, ma se poi ripetute più volte nel corso della nottata, possono determinare un affaticamento a livello anche cardiologico, oltre che a livello respiratorio. Le cause solitamente sono legate a una lassità dei tessuti del faringe, che durante il sonno, in una situazione quindi di rilassamento totale del corpo e in una determinata posizione,
possono creare un collasso, un collabimento delle pareti faringee e determinare quindi il blocco della respirazione. È logico che questa situazione è più frequente in pazienti che sono obesi, che sono quindi che hanno un aumento ponderale considerevole, che hanno determinate caratteristiche fisiche, quindi un collo tozzo, che hanno anche una apertura buccale ridotta, che hanno una base della lingua, quindi molto grossa, ipertrofica, quindi ci sono anche delle condizioni anatomiche favorenti, oltre ad avere in alcuni pazienti anche delle problematiche di respirazione nasale e quindi, come avevamo detto prima, un'ipertrofia dei tubi nati o una deviazione del setto, che possono anche queste ultime determinare una partecipazione alla apnea notturna fino al 25-30%. Ecco perché noi otorini, insieme al neurologo e allo pneumologo, rientriamo in un, diciamo, come specialisti nello studio di una sindrome delle apnee notturne per cercare di dare delle soluzioni e migliorare la vita del paziente affetto da questa patologia. La cura o possibili cure? Allora, se abbiamo, facendo vari esami, un problema prevalentemente di respirazione nasale, dal punto di vista otorino noi possiamo indicare una terapia chirurgica a livello nasale e si spera che facendo respirare meglio il paziente con il naso si riduca la sindrome delle apnee. Se invece questo non basta e vediamo agli esami che c'è un collasso faringeo, si può tentare in determinati casi anche di allargare lo spazio respiratorio, sempre chirurgicamente. In certi pazienti, per esempio, abbiamo anche adulti, un ingrossamento delle tonsille e togliendo le tonsille in molti casi noi aumentiamo lo spazio faringeo. Oppure ci sono anche degli interventi cosiddetti di uvulopalatoplastica, cioè un allargamento eliminando l'ugola e una parte inferiore del palato molle, sempre per allargare lo spazio respiratorio orale e quindi migliorare la sindrome. È logico che questi interventi vanno fatti in maniera molto oculata e ci vuole un'indicazione precisa. Altrimenti, se queste cose qui non bastano, oppure non è possibile dare un'indicazione per questi interventi, in ultima analisi abbiamo il cosiddetto CPAP. Che cos'è? È una ventilazione meccanica notturna che viene applicata con una maschera al paziente ed è attiva, nel senso che quando il paziente va in apnea la macchina si attiva e spinge ossigeno a pressione all'interno sia del naso che della bocca. Bene. Gianluca, sei anche un foniatra, siccome il tempo stringe e quindi fra un po' devo salutare purtroppo te e i telespettatori che ci seguono da casa, volevo solo fare una battuta su questa cosa. Perdita della voce, abbassamento della voce, importanza della laringe e delle corde vocali. Parlare sembra una cosa semplicissima, così come respirare, ma in realtà non lo è. Quando si dice impostare la voce, bisognerebbe parlare utilizzando di più la gola o utilizzando di più il diaframma? Allora, ti ringrazio per questa domanda perché è un argomento che... Però dobbiamo stringere.
Allora, impostare la voce significa parlare con il diaframma, cioè spingere la colonna aerea tracheale contraendo il diaframma, in maniera che la colonna aerea ha una spinta maggiore tale da far vibrare le corde vocali e non determinare uno stress sulle corde vocali. Mentre invece noi solitamente parliamo normalmente proiettando la voce, ma avendo una voce cosiddetta ingolata, cioè contraendo soprattutto i muscoli del collo prelaringei e avendo una respirazione prevalentemente costale alta. Questo alla lunga, soprattutto nelle professioni tipo avvocati, insegnanti o anche la tua, come giornalista e presentatrice, possono predisporre a dei noduli delle corde vocali fino a delle infiammazioni anche con dei politi. Bene, allora, sulla promessa che faremo un'altra puntata dove parleremo soltanto di faringe, parleremo di voce, parleremo insomma di foniatria, di che cosa fa il foniatra e come può aiutare tante professioni, ma anche la gente comune, io saluto il dottor Gianluca Falcone, lo ricordo, otorinolaringoiatra foniatra, grazie Gianluca. Grazie a voi per l'ascolto, grazie a tutti. Ci risentiremo sicuramente su un'altra puntata e saluto il pubblico che ci segue da casa, a cui do appuntamento alla prossima puntata di Dottor Starbene, perché per noi la salute prima di tutto.